Allora, prima di andare a vedere i problemi di massa di minimo vincolato in R3, andiamo a dimostrare un teorema che abbiamo dovuto già citare. Il teorema del bidimensionale. Faremo prima il caso bidimensionale. Addirittura sul libro di testo fa anche il caso in R3, ma lo giudico poco utile. La dimostrazione è diversa, ma diciamo, ci conviene fare nel caso bidimensionale per capire un po' le idee fondamentali e poi diciamo, direttamente nel caso generale. Allora, cosa dice questo teorema del minimo? Dice che noi abbiamo una funzione f definita su A valore di n. Appartiene a C1 di A e A è un aperto se voglio evitare di cercarlo su tutta la fontina. Va bene? Però su questo ci torneremo dopo. Quindi queste sono le ipotesi del teorema del minimo. Qual è la tesi? Allora, esiste un intorno di ypsilon 0, un intorno di ypsilon 0. Tali che U e V, li uso solo per gli intorni, sono intorni di con 0 e con 0 rispettivamente, per ogni x appartenente a U esiste un unico y uguale f piccolo di x che è appartenente a V tale che F grande di X è uguale a 0. Allora faccio una figura così si capisce meglio. Qua c'è A, qua ci sono
gli assi, per esempio. Vi dice che c'è una finestrella attorno a x con 0 e attorno a y 0, tale che in questa finestrella l'insieme dei punti che annullano la funzione f grande, dei punti x, y, è il grafo di una funzione, non è x, y, è x, f di x. Cioè per ogni x, questo è x, c'è un unico valore tale che f grande x, f di x fa 0. Quindi su tutto questo segmento qua, di punti che, dove si annulla la funzione f grande, ce ne sta 1. È chiaro che potrebbe non succedere, perché se per esempio l'insieme di 0 è fatto così, io vado a vedere questa finestrella, qua non va bene, qui ce ne sta, sono due grafi. Però se stringo la finestrella, funziona. Ok. Non solo, la funzione x appartenente a 1, f di x appartenente a 1, è di classe C1. E in particolare, f' di x con 0 è uguale a meno f di x calcolato con 0 y 0 fra f di x calcolato con 0. Oh, fateci caso che questo è diverso da 0, quindi si può dire. Quindi non è possibile sbagliarsi su chi devo mettere la numeratura e chi devo mettere la denominatura. Perché se l'unica cosa che sapete con certezza è diversa da 0 è questa derivata, non l'altra. Chiaro? Ok. Quindi questa è l'enunciato della tesi del teorema del tempo. Allora, facciamo la dimostrazione. Una prima parte della dimostrazione si può fare pure a parole, nel senso, può rendere rigorosissima, cioè, ma è già abbastanza rigorosa detta a parole. Allora, cosa sappiamo? Sappiamo che in questo punto la funzione vale 0, ma sappiamo che in questo punto, che cosa facciamo? Per prima cosa, sappiamo che questa funzione qua è di classe C. Quindi ci andiamo a prendere un rettangolino, precisamente questo qua, dove il rettangolino posso prendere aperto o anche chiuso, perché ogni volta che prendo un intorno del tipo x con 0 meno delta, x con 0 più delta per x con 0 meno epsilon, x con 0 più epsilon, o lo prendo aperto o lo prendo chiuso, sempre intorno a E. Comunque posso prendere un rettangolino abbastanza piccolo, tale che questa qui, per continuità, se era diversa maggiore di 0 qua, sia maggiore di 0 su tutti i rettangoli. Quindi cominciamo la dimostrazione, mettiamoci un pezzettino di dimostrazione qua. R è uguale a x con 0 meno delta 1 con 0 più delta 1, cartesiano y0 meno delta 2 y0 più delta 2, e f in dx calcolato in xy è maggiore di 0 per ogni xy appartenente a R. Quindi in tutti i punti di questo rettangolo, quando andrò a fare il minimo di questa funzione su questo rettangolo, siccome questo è chiuso quindi è compatto, il minimo di questa funzione su questo rettangolo sarà strettamente positivo, perché adesso il valore in un punto, il valore in tutti i punti è positivo. Allora, andiamo a vedere che succede. Prendiamo questa linea verticale qua, cioè questo qua, questa linea verticale che è? Sono i punti che hanno coordinate x con 0, e mentre la y0 vale tra y0 meno delta 2 e y0 più delta 2.
andiamo a prendere questo punto qua. Questo punto qua che è x con 0, virgola y0 meno delta p. Quest'altro punto qua è x con 0, virgola y0 meno delta p. Allora io dico, su questo punto qua, il valore della funzione com'è, secondo voi? Ricordate che la derivata rispetto a y era positiva su tutti i punti di questo vettore. Quindi se questa qua praticamente si sposta in una sola variabile, la derivata di quella variabile è positiva, quindi se la variabile scende, il valore della funzione scende, se parte da zero, per scendere deve avere un valore negativo. E per lo stesso motivo, da quest'altra parte, il valore è positivo. Quindi possiamo dire che f di questo è negativo, possiamo dire che f di questo è positivo. Però, adesso posso dire che è positivo su tutto il lato superiore? No, perché io il ragionamento l'ho fatto qua. Qua non so, gli altri zeri io ancora non li so, io conosco solo questi di zero. Chiaro? Quello sarà la fisica. Io conosco solo questo zero. So che qui la funzione vale zero. Però, per un po', sempre per continuità, la funzione si deve mantenere positiva e negativa sopra e sotto. Cioè, non può essere, se è negativa qua, per il teorema permanenza del segno, deve essere negativa in tutto l'intorno. E un intorno contiene un segmentino qua. Lo stesso discorso deve essere positiva in tutto l'intorno, che contiene un segmentino. Dicendo questo punto, sarebbe a dire, cancelliamo le cose, scontriamo la dimostrazione da questa parte. Quindi esiste delta primo 2 minore di delta 2 tale che f di x con 0 virgola f di x y 0 in delta primo 1 minore di delta 1. E vedete, io qui voglio rifilare il mio rettangolo tagliando due ali verticalmente, quindi f di x y0 più delta 2 è positivo per ogni x y, per ogni x compreso tra x con 0 meno delta primo 1 e x con 0 più delta primo 1, mentre f di x y0 meno delta 2 è negativo, sempre per gli stessi. Cioè, se io invece di prendere delta 1 prendo delta primo 1, cioè prendo una base per questo rettangolo più piccola, posso sicuramente fare in modo che sul lato inferiore la funzione sia sempre negativa e sul lato superiore la funzione sia sempre così. Non solo, ma df in dy, calcolato in xy, risulta ancora maggiore di 0 per ogni xy appartenente a r', cioè x con 0 meno delta primo 1, x con 0 più delta primo 1, cartesiano x con 0 meno delta 2, y 0 più delta 2. Ok? E in particolare il minimo di per xy appartenente a r' di df in dy xy, questo minimo lo chiamo lambda, come questo lambda è positivo, perché questa funzione è il minimo, deve assumere da qualche parte il teorema di Weierstrass, siccome in tutti i punti è positiva, anche il minimo sarà positivo.
Adesso andiamo a guardare, dimentichiamoci del rettangolo M, quindi cancelliamolo proprio, si fa solo confusione, e lasciamo soltanto il rettangolo RP. Allora, in questo rettangolo RP noi sappiamo che da F e da Y è sempre maggiore di 0 su RP, su tutte le linee. E poi abbiamo che sul lato superiore la funzione assume valori positivi e sul lato inferiore assume valori negativi. Non posso scrivere così per ogni punto, è difficile, ci scrivo tutti più sopra e tutti meno sotto, si capisce. A questo punto cosa succede? Prendete un qualunque segmento verticale. Su questo segmento verticale si muove solo la y. Quindi se io vado a fare la funzione, prendo x compreso tra x con 0 meno delta primo 1 e x con 0 più delta primo 1, e prendo la funzione f grande di x y. Se voi la derivate rispetto all'unica variabile che ha, cioè che rispetto a y, vi viene la derivata di f rispetto a y. E quindi che vuol dire? La derivata è positiva. La funzione qua è negativa, qua è positiva, per il teorema degli z da qualche parte qua in mezzo si deve annullare. Quante volte si annulla? Una volta sola, perché la derivata è strettamente positiva, quindi la funzione cresce sempre. E questo vale su tutti i segmenti. Quindi per ogni, lo scrivo qua sotto e poi cambiamo nomi, per ogni x appartenente a x con 0 meno delta 1, x con 0 più delta 1, esiste un unico x uguale f di x, tale che f grande di x f di x è uguale a 0. Allora, chi sarà U e V? Allora, U, allora avremo U uguale x con 0 meno delta 1 x con 0 più delta 1 e V uguale y0 meno quella di delta 1 e poi y0 meno delta 2 y0. Dice, ma mo le presi, prima le presi chiusi, mo li prendi aperti. Li prendo aperti perché per comodità, perché in genere mi conviene per parlare di classe C1 di avere gli aperti, però in questo caso, essendo una cosa unidimensionale, potrei anche fatto che prendo per questo, ma non è un problema. Oh, però io ho dimostrato il teorema, ancora no. Cosa mi manca di dimostrare? Mi manca dimostrare che la F qua sopra è di classe C1. E mi manca dimostrare in particolare che la derivata si fa così. La derivata, una volta che si fa così nel punto x con 0, si farà così anche in tutti gli altri punti. Quindi la derivata si calcolerà in questo modo. Questo sarà bene, però mix appartenente. Ok. Allora, cerchiamo di capire come funziona questa cosa. Prima voglio
voglio far capire questo discorso, cioè che non mi serve dimostrare questa, mi basta dimostrare questa formula nel solo punto x con z. Per quale motivo? Se io dimostro che la funzione è di classe C1 in x con z, in x con z e y con z, scusate, f piccola è solo di una variabile, perché di classe C1 in x con z, e dimostro che vale questa formula nel punto x con z, negli altri punti è uguale, perché anche lì saranno soddisfatte localmente le cose del teorema del limite. Quindi quello che mi interessa è dimostrare che la funzione è C1 in questo punto e che in quel punto vale la formula. Perché? Perché una volta che l'ho fatto per un punto, gli altri punti, le cose sono le stesse e vale uguale. Siccome sto su un aperto, diciamo una volta che C1 è in ogni punto, vuol dire C1 in tutto l'aperto. Ok? Questo è il vantaggio di avere l'aperto. Quindi, andiamo a vedere però come fare a dimostrare il fatto che la f piccola è di classe C1 e che vale quella regola per la derivazione. Non è immediato. Allora, guardate, io se faccio f grande di x, f di x, meno f grande di x con 0, y 0, che vi ricordo è uguale a f di x con 0, perché f grande di x con 0, y 0 fa 0, l'unico punto in cui, l'unica coordinata x in cui f di x con 0 y fa 0 è questa, quindi questa è f di x con 0. Questo è 0. E questo fa 0, e questo è per definizione. Tuttavia io so che la f grande è di classe C1, quindi questo per il teorema di Lagrange è uguale alla derivata parziale di f rispetto a x calcolata in C1 C2 per x meno x con 0 più la derivata parziale di f rispetto a y, la posso mettere sempre calcolata c1 c2, calcolata che moltiplica f di x meno f di y, e quindi fa sempre 0. Dove però, per semplicità, per non stare a mettiamolo in maniera giusta, dove C1 meno x con 0 è minore di x meno x con 0 e C2 meno y0 meno f di x con 0 o y0 la stessa cosa è minore di f di x meno f di x con 0. Ok? Allora qui abbiamo una intuizione, ma allo stesso tempo abbiamo un problema. L'intuizione è questa: questo qui è positivo, perché abbiamo appena detto che su tutti i rettangoli era positivo. Siccome x1 e x2 sta su un segmento che congiunge i due punti, e sta sicuramente i due punti sono questi due rettangoli, il rettangolo è convesso, quindi questo qua sta nel rettangolo e questo è positivo. Quindi io, siccome fa tutto 0, posso dire che f di x meno f di x con 0 fratto x meno x con 0 è uguale a meno f di x calcolato in c1 c2 fratto f di x calcolato in c1. Ora devo stare attento, perché adesso l'intuizione mi direbbe: ah, abbiamo fatto, mandiamo x a x con 0
E allora questo tenderà a x con 0, questo tenderà a y0 e quindi mi viene una formula, quella tenderà alla derivata. No? Se ragiono così, il ragionamento è errato. Per quale motivo? Se mando x a x con 0, questa sicuramente manda x1 a x con 0, perché questo è già l'inverso. Invece, da quest'altra parte, chi mi dice che quando x tende a x con 0, f di x tende a f di x con 0? Non lo so. È proprio quello che voglio. Cioè, prima di dimostrare che sia derivabile, devo dimostrare che è continua. Perché se non dimostro che è continua, non dimostro neanche la derivabilità. Però, questa stessa uguaglianza mi dice... Una volta che sono arrivato a questa uguaglianza, io posso fare anche un altro ragionamento. Posso dire che quella quantità lì, f di x meno f di x con 0 fratto x meno x con 0 in valore assoluto, è più piccola del massimo di df su dx calcolato di xy su r' fratto il minimo R' di f in dy calcolato di xy. Allora questo qua è uguale a f. Perché? Allora, queste qua sono. Allora, io cosa sto dicendo? Questa formula c'ha un numeratore e un denominatore. Quando passa i valori assoluti, cioè il valore assoluto e il numeratore, il valore assoluto. Per maggiorare questa frazione, basta maggiorare il numeratore e minorare il denominatore. Ok? Allora, per maggiorare il numeratore è facile, basta prendere il massimo su tutto il rettangolo. Tanto quello è un punto del rettangolo. È una funzione continua, il valore assoluto è una funzione continua, quindi questo massimo viene allo stato. Cioè non può. Ci sta. Anche il minimo ci sta. E dice sì, però il minimo potrebbe fare 0, no? Perché il nostro minimo, cioè la scritta da qualche parte, eccolo qua, che è maggiore di 0. Quindi questo massimo esiste finito. Questo rapporto esiste finito. Quindi, cosa ne scopro? Scopro che, anzi, questa costante chiamiamola L, che è meglio. Scopro che f di x meno f di x con 0 è minore o uguale che alle volte x meno x con 0. Su tutti i rettangoli. Cioè per ogni x appartenente a 1, sicuramente. A questo punto cosa posso dire? Che la misura è continua, altro che continua, eppure l'epsiziale di costante L. Ma se è l'epsiziale di costante L, quando mando x a x con 0, questo è minore o uguale di L di x meno x con 0, quindi xi1 tende a x con 0, xi2 tende a f di x con 0. Quando x tende a x con 0, questo tende a meno la derivata parziale di f, calcolare di x con 0 e y con 0, fratto la derivata parziale, questa rispetto a x, e questa rispetto a x, calcolare di x con 0 e y con 0, e quando x tende a x con 0, questo tende alla derivata, e la forza incrementale tende alla derivata di f, calcolare di x con 0. E quindi abbiamo ottenuto la formula nel punto x con 0. Nel momento in cui hai ottenuto la formula nel punto x con 0, in un qualunque altro punto la formula vale uguale. Perché vale uguale? Perché le ipotesi del teorema del Dirichlet sono soddisfatte allo stesso modo. E quindi, una volta che la formula vale dappertutto in U, cosa possiamo dire? Che la derivata prima è anche continua, perché è il rapporto di due funzioni continue, il denominatore non nulla. Quindi C0, C0, C0. Se è C0, allora vuol dire che la F è C. Fine del teorema. Chiaro? Ok. Quindi questo è il teorema nel caso bidimensionale. Adesso, il caso generale lo facciamo dopo la pausa, però voglio fare un po' di esempi perché fanno capire il senso. Se vi ricordate bene,
noi avevamo delle ipotesi che poi abbiamo dovuto cancellare, ma l'ipotesi sostanzialmente è che la derivata rispetto a y nel punto in questione fosse diversa da zero, e allora si poteva scrivere la y in funzione della x. Andiamo a fare un esempio. Di applicazione del teorema del numero. Allora, prendiamo questo caso qui, x quadro più y quadro meno 1 uguale a 0. Questa qua è la mia f di x. Ok? Allora, questa sappiamo bene che è, no? È la circonferenza di centro d'origine e raggiunto. Questa è l'origine. Poi il punto 1, 0. E questa è la mia circonferenza. Disegniamo come al solito un po' male, ma quello. Adesso si annulla in questi punti qua, quindi in questi punti qua noi abbiamo la condizione f su gx x y uguale a 0. Invece su quest'altro due punti qua si annulla f di x. Quindi qua si annulla f su gx, f di x, qua si annulla f di x, altrove non si annulla nessuna delle due. Guardate che questo rispecchia perfettamente la situazione che ci vuole illustrare il teorema del tipo. Perché? Immaginate di, allora, di prendere un punto qua. Questo è un punto. Cosa vi dice il teorema del tipo? Il teorema del tipo vi dice se il vostro vincolo localmente, cioè dentro una finestrella, è il grafico di una funzione o no. Ok? Allora cosa dice questo teorema del tipo? Qua la derivata rispetto a y è diversa da 0? Sì. Allora io posso trovare una finestrella in cui questo è un grafico di funzione della y rispetto alla x. Vedete? Qua la x varia e la y è il grafico di funzione. Ma posso anche trovare un'altra finestrella. Se la finestrella invece che è più alta che larga, la prendo più larga di alta, posso trovare un'altra finestrella prendendola un po' diversamente, in cui la cosa è girata, cioè la x, che facciamo un po' più grande, sennò non si capisce, è la x in questa finestrella qua, non è la y in funzione della x, perché qua e qua non ho il valore della y sopra, perché il vincolo esce, diciamo, l'insieme degli z in quella funzione esce fuori da sotto e da sopra, invece che uscire lateralmente. Però se la giro di 90 gradi è la x che è funzione della y,
E quale sarà mai la condizione per esprimere la x in funzione della y? Se per esprimere la y in funzione della x era derivata parziale rispetto a y diversa da 0, per trovare quest'altro tipo di finestrella la condizione sarà derivata parziale rispetto a x diversa da 0, non uguale a 0. Questo vuol dire che vicino a questi punti qua, dove entrambe le derivate parziali sono diverse da 0, io posso trovare sia una finestrella, diciamo, per lungo che una finestrella perpendicolare, cioè posso descrivere il mio vincolo localmente sia come una y in funzione della x oppure come una x in funzione della y. Sta a me scegliere. Andiamo a vedere però cosa succede vicino a uno di questi punti. Prendiamo per esempio il punto 1, 0. Allora, vedete come è fatto il vincolo qua? Qua trovare la finestrella che mi dà la x in funzione della y è possibilissimo, questa va benissimo. La giri 90 gradi e questa è una x in funzione della y. Contraddice il teorema del D? No, perché a questo punto la derivata parziale rispetto a x è diversa da 0. Però la derivata parziale rispetto a y è uguale a 0. Questo potrebbe voler dire che se voglio fare la y in funzione della x ci sono problemi. E ci sono problemi perché quando questi, io adesso accendo la curvatura, quando sto qua e qualunque finestrella prendo attorno al punto, devo prendere un po' di punti di sopra e un po' di punti di sotto. Ma quando vado a fare il segmento verticale, questi punti mi danno due valori sopra la stessa, sullo stesso segmento. E quindi non posso mai esprimere questo pezzo di vincolo, questo pezzo di quell'insieme di zeri, come un grafico di funzione della y in funzione della x. Non è possibile. Ok? Quindi qua posso esprimere solo la x in funzione della y, localmente. Qua posso fare come mi pare. Per capirci bene, dal punto di vista algebrico, x quadro più y quadro uguale 1, y uguale più o meno la radice di 1 meno x quadro, x uguale più o meno la radice di 1 meno x quadro e 1 meno y quadro. Queste sono le esplicite, diciamo, le funzioni. X in funzione della x e x in funzione della y. Quando sto qua, questa è lontana da questa quando lo giro in verticale. Quindi, se voglio esprimere la x, devo prendere quella col più. Se voglio esprimere la y, devo esprimere quella col più. Quindi, nel primo quadrante, valgono queste due relazioni, valgono tutte e due. Le posso scrivere tutte e due. Quindi, posso esplicitare sia la y in funzione della x che la x in funzione della y. Localmente, lasciate perdere il resto, ma qua vicino l'espressione è quella, è vero. Vicino al punto 0, 1, 0 però, questa funziona ancora benissimo, non c'è nessun problema. Questa no, perché non, diciamo, questi appartengono alla determinazione col più e questi altri punti appartengono ancora col meno. Quindi fino al punto 1, 0 io queste due funzioni non le posso separare e quindi non posso esprimere localmente il mio insieme degli zeri come il grafico di una funzione, la f piccola. Chiaro? Quindi questo problema Dini ne tiene perfettamente conto, perché nel momento in cui se annulla questo e va bene, non puoi esprimere la x in funzione della x, se annulla questo non puoi esprimere la x in funzione della x, non sai come nessuna delle due, puoi esprimere quattro parti. Vai a vedere che ci riesci. Chiaro? Ok. Andiamo a fare un altro esempio e poi facciamo almeno un altro, bisogna fare almeno altri, credo, due esempi e poi facciamo un altro. Esempio 2. Quest'altro vincolo pure sappiamo bene chi è. Questa è una coppia di rette, la coppia delle bisettrici, primo e terzo quadrato e secondo e quarto. Stavolta
nulla la derivata parziale rispetto a x sull'asse y, ma l'asse y non sta sul vincolo, tranne per questo punto qua. Ma qua si annulla anche l'altra, quindi qui, allora qua, qua, qua e qua non si annulla nessuna delle due derivate. In questo punto invece si annulla tutte e due. Ah, e allora come faccio a esprimere? Non posso. In questo caso è perché non posso. Perché qualunque finestrella voi vogliate prendere, per lungo, per largo, come bandiera, come cosa verticale, eccetera. Vedete che ci sta una croce qua. Come fai a esprimere? Quando c'è un incrocio, e io c'è, come fai a esprimere questo come grafico di funzione? Come lo giri giri, non è un grafico di funzione. È un grafico di funzione, localmente, quando tu togli un punto, si sconnette in due pezzi, quindi quando togli questo punto, questo si sconnette in quattro pezzi. Non è possibile. Chiaro? Ok. Quindi, questo esempio fa capire che il teorema del Dini, quelle ipotesi non le posso togliere, ci vogliono. Sono sciarpe, come dire tu. Andiamo a vedere, invece, un altro esempio. Esempio 3. F di xy uguale y meno x al quadrato uguale a 0. Questo vale se solo se y meno x uguale a 0, se solo se y uguale a x. Quindi questo mio vincolo non è altro che la bisettrice del primo e terzo quadrante, stavolta è solo questo, vabbè, diciamo al quadrato contato due volte, ma comunque sempre quella è, insieme sempre quello è, e si può descrivere benissimo sia come la y in funzione della x che come lo fa y uguale a x o x uguale a y. Però andiamo a vedere chi è il gradiente di f. Gradiente di f nel punto x y è uguale a due volte y meno x che moltiplica meno 1 1 che è uguale a 0 se solo se y uguale a x. Cioè questo gradiente, meglio scriviamo 0 di r, o quelle là, o sono tutte e due diverse da 0, diciamo sul mio vincolo, sono tutte e due uguali a 0. No, vabbè, possono anche essere in altri punti alle 2, se x è uguale a o x è uguale a x, allora sono ambe e due uguali a 0. Se x è diverso da x, sono ambe e due diverse da 0. Detto bene. Quindi, che succede? Che sul mio vincolo, tutte e due le derivate sono 1. Ah. E allora, Dini non lo posso usare? No. Però, ricordatevi che se voi potete usare un teorema, vuol dire che la conseguenza è vera. Se non lo potete usare, non vuol dire che la conseguenza sia falsa. Spesso se il teorema è fatto bene, se le cose non sono vere, la tesi è falsa, ma non è necessariamente vera. L'esempio 2 ci faceva vedere che le ipotesi erano sciarpe, però ci sono dei falsi positivi, cioè in questo caso le derivate sono nulle, ma la, diciamo, il vincolo si può esprimere. Diciamo, non c'è nessun problema a esplicitare la y in funzione della x o la y. Questo qua è un problema in generale quando tu c'hai l'equazione f uguale uguale a 0. Quando tu fai il gradiente di f uguale, questo è uguale a 2f gradiente di f. Allora, quando lo vai a uguagliare a 0, su f uguale a 0 sono 1. Ogni volta che succede questo, allora automaticamente le ipotesi di D non possono essere soddisfatte, anche se in realtà non c'è nessun problema a esplicitare una delle due variabili. Okay. Il teorema del Dini si chiama teorema delle funzioni implicite perché serve appunto a dire che una funzione implicita
è un'equazione di questo tipo qua, può essere in questa equazione qua, io posso esplicitare la y in funzione della y, posso esplicitare la y in funzione della y, a seconda della situazione della nostra. Va bene, allora facciamo una pausa.